Io prendo atto positivamente della svolta che sta avvenendo in questi minuti e devo dire che l'auspicio che abbiamo formulato questa mattina, cioè di riuscire a dare oggi un messaggio alla Lombardia di un consiglio regionale che si assume la responsabilità di andare alle elezioni di fronte alla situazione drammatica che c'è in questa istituzione e di andare con una legge elettorale modificata che abolisca il listino e introduca altre modifiche necessarie, credo siano parole che abbiamo detto stamattina, che oggi risentiamo pronunciare anche dal Presidente Galli, pronunciare anche dal Presidente Valentini. Io voglio solo dire con grande chiarezza, me lo consenta anche il Presidente Valentini, le responsabilità, se oggi la Lombardia è a questo punto, se oggi la Lombardia vede sciogliere il proprio Consiglio regionale, non sono uguali. Chi ha governato questa regione ha molte più responsabilità e deve rispondere e risponderà alle elezioni, alla Lombardia, di ciò che è successo in questa regione in questi 2 anni e mezzo. E credo che sia giusto quindi dire che non siamo tutti uguali, che oggi stiamo tutti assumendoci la responsabilità di sciogliere il Consiglio, tutti ci stiamo assumendo la responsabilità di fare la riforma elettorale, ma non siamo tutti uguali, non siamo stati tutti uguali, le responsabilità non sono tutte uguali e noi, le parole che ho sentito pronunciare oggi dal Presidente Valentini e dal Presidente Galli, le abbiamo pronunciate dal 25 settembre con insistenza, chiedendo di dare un messaggio ai lombardi che questa classe politica, che questa rappresentanza istituzionale prendeva atto del fatto che questa esperienza di governo, che questo Consiglio non potevano più andare avanti perché rischiava, metteva a repentaglio ancora di più di quanto non sia messa a repentaglio la credibilità di un'istituzione importante come la Regione Lombardia. Io devo rispondere, sono il primo firmatario dell'emendamento su cui c'è un accordo ampio e devo dire onestamente al Presidente Galli che io non credo che possa essere discusso quel emendamento sotto la spada di Damocle di una serie di subemendamenti. Quell'emendamento è frutto di un accordo su punti chiari, che erano quelli necessari per modificare la legge sul listino, per garantire che si vada a votare con le province attuali sulla base di circoscrizioni provinciali come definite sulle attuali province e non sulle altre, per garantire che lo statuto venga rispettato quando dice che tutte le province devono essere rappresentate, per garantire che non si superino mai gli 80 consiglieri, cosa che invece col listino potrebbe avvenire, e una serie di altri aggiustamenti. È chiaro che non può essere questa la sede in cui discutiamo di una modifica che mette in discussione altre cose, come per esempio lo sbarramento o altro, perché è evidente che questo riaprirebbe da zero la discussione. E quindi credo, e per primi noi ritiriamo i subemendamenti che abbiamo proposto, che credo che questa legge, che questo emendamento vada votato così com'è, perché credo che qui c'è un equilibrio e qui davvero si può misurare la possibilità di un voto unanime di tutta l'Assemblea regionale lombarda.